porta 1.200.000 litri d'acqua. È arrivata la nave della Marina Militare. Estate Licatese al via, stasera batteristi sotto le stelle. 150 anni degli italiani in Brasile, il nostro speciale celebra l'anniversario. Venerdì 26 luglio, nuovo e ultimo appuntamento settimanale con Qui Licata TG, benvenuti. Nel primissimo pomeriggio di oggi è approdata a Licata la nave Ticino della Marina Militare Italiana con un carico di 1.200.000 litri di acqua. L'acqua dissederà il quartiere Marina e la parte bassa del centro storico. È il caso di dirlo, si tratta di una boccata d'ossigeno. Vediamo. Sono le 15:05 minuti nel porto di Licata, nella darsena centrale, quella commerciale. È appena approdata la nave Ticino della Marina Militare Italiana, è la nave che porta l'acqua tanto attesa, 1.200.000 litri di acqua che riforniranno il quartiere Marina. Qui ci sono già da almeno mezz'ora il sindaco, i rappresentanti dell'amministrazione comunale, la protezione civile, AICA, tutti coloro i quali sono interessati all'arrivo della nave. A brevissimo l'acqua sarà pompata proprio nei serbatoi che si trovano sotto il molo centrale e arriverà, verrà distribuita nel quartiere Marina. Sua Eccellenza il Prefetto Dottore Romano si è attivato immediatamente a creare dei tavoli di lavoro e intorno a questo tavolo tutte le istituzioni si sono confrontate per individuare delle soluzioni praticabili. Una delle soluzioni praticabili è stata quella di far arrivare acqua a mezzo nave. E questa oggi è una realtà che parte dal lavoro precedente, l'impegno da parte del Presidente della Regione Sicilia, onorevole Schifani, del responsabile della Protezione Civile regionale, ingegnere Cocina, ripeto, di Sua Eccellenza il Prefetto Dottore Romano, ma di tutti, il comandante del porto di Licata, dottore Servidio, il quale non si è mai risparmiato, da parte dell'AICA, da parte di tutti. Spesso e volentieri i nostri concittadini si sentono abbandonati, ma devono e deve arrivare il messaggio che le istituzioni sono presenti. Abbiamo appena ormeggiato nel porto di Licata perché, come ha detto il ministro Crosetto, la difesa è a supporto della collettività, quindi abbiamo saputo che c'è stato bisogno e c'è bisogno di noi in queste zone della Sicilia e quindi siamo stati pronti a rispondere alla chiamata della Protezione Civile. E continueremo a dare supporto alle istituzioni e alla città in considerazione delle esigenze che verranno rappresentate dalla Protezione Civile. Abbiamo a bordo attualmente circa 1.200 metri cubi d'acqua. Sono in corso le predisposizioni necessarie per poter erogare l'acqua attraverso la rete idrica della città a tutte le zone interessate ed individuate dall'ente tecnico predisposto per la distribuzione. Questo è il primo viaggio, stiamo lavorando per viaggi successivi, stiamo cercando di trovare un porto alternativo al carico rispetto a Catania, dove è stata per la prima volta caricata la nave. Si sta cercando un porto alternativo per evitare la lunghezza del viaggio e per evitare anche la lunghezza dei tempi di carico, perché ci diceva la Marina Militare ieri nella riunione che abbiamo avuto, i tempi di carico su Catania sono abbastanza lunghi. Stiamo cercando di attrezzare il porto di Pozzallo per carico della nave, il governo regionale, il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile deciderà di continuare con questo tipo di attività, ci sono tutti i presupposti per farlo. Mi preme dire una cosa, vero, la nave arriva a Licata, quindi in un primo momento diciamo chi ne gode di più è la cittadinanza di Licata, però dobbiamo fare un discorso complessivo, la fornitura dell'acqua che c'è in provincia è complessiva e viene distribuita nei vari comuni, quindi se a Licata sono arrivati questi 1.200 metri cubi d'acqua, sono 1.200 metri cubi d'acqua che saranno risparmiati nel riparto complessivo. 150 anni fa i primi italiani emigrati partiti da Genova arrivarono nel porto di Santos in Brasile in cerca di fortuna. Sono già iniziate ed andranno avanti fino all'anno prossimo le celebrazioni solenne e solenni che ricordano questo anniversario. Abbiamo realizzato un reportage sull'evento che unisce in un abbraccio unico Italia e Brasile. In coda al TG vi proporremo le interviste con due protagonisti del reportage,
Salvatore Milanese e Rosario Bongiorno. Agli eventi sul nostro canale YouTube pubblicheremo lo speciale, non perdetevelo. Iniziano stasera con il concerto Batteristi sotto le stelle il cartellone degli eventi estivi allestito dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Angelo Balsamo. Si comincia alle 22 in piazza Progresso, ma c'è anche un'altra novità. Torna la Fiera di Sant'Angelo. Ci presenta le iniziative Salvo Daddeo, assessore comunale alla cultura. Vediamo. Stasera con un grande evento di grande impatto in Piazza Progresso che inizierà alle ore 22, è uno spettacolo portato avanti da Angelo Spataro, che è il batterista di Pinturia, dove ci sarà l'esibizione contemporanea di 10 batteristi diretti da Angelo Spataro che suoneranno su delle basi pop rock, quindi sarà uno spettacolo veramente di grande impatto emotivo ed acustico da non perdere. E questo apre, diciamo, la stagione estiva degli eventi, che poi si protrarrà ad agosto e a settembre. Per agosto abbiamo organizzato un cartellone molto corposo con artisti di caratura nazionale e internazionale. Dal 9 al 19 ci sarà la Fiera di Sant'Angelo e all'interno ci sarà ogni giorno un evento, compreso esibizioni di DJ e band locali anche in altri posti della fiera. Quindi seguiteci sui social per avere tutte le informazioni. Il castello Chiaramontano di Contrada Capreria a Palma di Montechiaro ieri sera ha rischiato grosso. È quasi certa l'origine dolosa di un incendio che ha interessato la parte inferiore della collina su cui sorge il castello, che contiene la preziosissima statua della Madonna, opera della Gaggini. Vediamo com'è andata. La sezione del Corpo Forestale di Licata, coordinata dal caposquadra Ripellino, e la Protezione Civile Comunale di Palma di Montechiaro, guidata da Lillo Inguanta, ieri sera hanno letteralmente salvato l'importantissimo castello Chiaramontano di Contrada Capreria, nel mare di Palma di Montechiaro, da un incendio gravissimo, di quasi certa origine dolosa, che lo ha minacciato. Abbiamo scongiurato un danno possibile al castello di Palma di Montechiaro grazie al tempestivo intervento della forestale, la squadra Licata 11, che ha spento a mano con i battitori l'incendio, perché la zona impervia non consentiva l'intervento dei mezzi meccanici. Grazie ancora, i danni sono stati limitati semplicemente alla vegetazione, nessun danno né al castello né alle strutture. Grazie ragazzi per esserci e per quello che avete fatto. È considerato uno spettacolo unico al mondo, la scala monumentale di Caltagirone illuminata con delle piccole lanterne grazie al lavoro di grandi artisti. In questi giorni la scala è illuminata ogni sera da un artista diverso. Vi proponiamo una clip che la mostra in tutto il suo splendore. Thank you.
una telecamera web per trasmettere in diretta streaming la schiusa delle uova di tartaruga che una caretta caretta ha deposto lo scorso 28 maggio sulla spiaggia della Lido Cheso a Rialmonte. L'iniziativa è di Mare Amico, che si occupa di custodire il nido insieme agli attivisti della WWF. A Rialmonte torna il premio letterario Scala dei Turchi Dina Russiello, organizzato dalla Casa del Libro, guidata da Pascal Schembri insieme all'amministrazione comunale del sindaco Sabrina Lattuca. Il premio è stato appena presentato. Vediamo le interviste di Anna Rita Di Leo. Per noi Pascal rappresenta non solo la cultura, che sarà il nostro più grande volano di crescita, che porterà i ragazzi, le nostre belle teste, come diciamo sempre, a sviluppare sempre più idee, eccetera, che porterà sicuramente a una vera crescita reale, un indotto socio-economico notevole in una terra meravigliosa, magica direi, dove insiste un monumento naturalistico eterno, la Scala dei Turchi, pensate a 5 milioni e 600 mila anni, è un geosito. Quest'anno la commissione ha selezionato 15 libri, 5 premi a scrittori affermati, 5 a scrittori emergenti e 4 premi di poesia, tra cui una poetessa giovanissima di 20 anni con il suo libro Il respiro dell'anima, che per la prima volta l'Associazione Culturale Casa del Libro pubblicherà questo libro e lo consegnerà durante la serata di sabato 24 agosto a partire dalle 19 in Piazza Umberto. E adesso vi lasciamo alle interviste con Salvatore Milanese, socio fondatore di Pantalica Partners Consulting, e Rosario Buongiorno, promotore turismo tematico Costiera del Gattopardo. Il nostro TG invece finisce qui e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Grazie come sempre per la vostra attenzione e buon fine settimana. Salvatore Milanese, è un anno importante, è un anno in cui in Brasile si festeggiano i 150 anni dell'arrivo dei primi italiani emigrati in Brasile con la nave Vittoria. Si parla tanto di turismo delle radici e noi ci apprestiamo a vivere un appuntamento importante, ci arriviamo nel corso dell'intervista, che è il 7 settembre. Di che cosa si tratta? Certamente, Angelo, ricordiamoci che stiamo parlando di una terra dove oggi ci sono 35 milioni di oriundi, solo in Brasile, circa 26-27 milioni in Argentina, cioè è la nazione italiana più grande fuori dall'Italia. Questi ovviamente numeri ci permettono di dire che abbiamo un patrimonio enorme fuori dall'Italia, di persone che si sono adoperate, che hanno contribuito fortemente a costruire il Brasile. Quindi non si può non festeggiare i 150 anni della prima nave di immigranti italiani che lasciavano l'Italia per andare in America, come dicevano loro, e per cercare di trovare fortuna. Ed erano persone che andavano là magari a sostituire, attenzione, questo lo dico con un po' di tristezza, gli schiavi che erano stati liberati, e conseguentemente nelle fazendas di caffè non c'era nessuno nelle piantagioni di caffè per coltivare. Ma questi italiani venivano dall'Italia anche con molto saper fare, c'erano molti artigiani, molti pittori, e subito si è visto, quando sono usciti poi, sono scappati da queste fazendas, dove a parte ci sono stati gli episodi di schiavismo contro gli italiani, sono riusciti ad emergere, hanno costruito imperi, la famiglia Matarazzo o più recentemente la famiglia Di Martino. E perché? Perché gli italiani sono quelli praticamente che lavorano, che costruiscono, che hanno una creatività, ingegnosità. Se vai a San Paolo, io direi 75% delle vie magari è un nome italiano, molti dei grandissimi edifici, dei grattacieli hanno un nome italiano. E ti do una chicca: c'è un edificio che si chiama Palma di Montechiaro, di 25 piani, vicino dove abito io. Sono andato, quando sono arrivato 26 anni, a vedere chi era, erano degli oriundi di Palma di Montechiaro. E tutto questo ovviamente non può essere lasciato così nell'oblio. Per questo l'anno scorso, ti ricordi, ricordiamo i nostri spettatori, abbiamo fatto
una manifestazione terra mia per parlare un po', diciamo, di chi sta all'estero e è venuto da queste geografie, da Palma di Montechiaro, da Licata, e ha costruito qualcosa all'estero e che dovrebbe ritornare a portare valore nelle nostre terre. Il 7 di settembre abbiamo una seconda edizione di Terra Mia dove vogliamo discutere delle eccellenze di questo territorio. Siamo a Palma di Montechiaro con Rosario Buongiorno, operatore di turismo tematico, che sta investendo tanto in questo settore. Parliamo di questa cosa che a te piace tanto, questo approccio globale e locale allo stesso tempo. Di cosa si tratta? La mia idea sul turismo è quella di cercare di intercettare una platea internazionale di persone. Io non ho più che turisti, li chiamo degli ospiti, concetto proprio di ospitalità, quindi farli sentire qui come dei padroni di casa, come farli sentire a casa loro. Il concetto che io ho elaborato, che è frutto da una mia esperienza, è di cercare di avere nei confronti di questi ospiti internazionali un approccio global, che cerco di integrare la globalità con la località. Che intendo? Fornire a queste persone dei servizi che siano globali, mondiali, internazionali, in modo tale da farli sentire a casa loro, nello stesso tempo, di integrare con elementi locali che sono tipici della nostra identità. Noi ci troviamo qui a Palma di Montechiaro, ma lo stesso effetto si potrebbe fare ad Agrigento, a Licata, a Milano e a Roma. Quindi dare a loro un'offerta che sia identitaria, in modo tale che loro possano vivere delle emozioni. Noi gli dobbiamo costruire un vestito di emozioni di tipo sartoriale. Il piano esecutivo di questa offerta turistica è composto da tre percorsi, che sono dei percorsi tematici. Sono quei percorsi che sono più rappresentativi del mondo dell'ospitalità. E abbiamo il percorso religioso, il percorso storico-culturale e il percorso paesaggistico. Il percorso religioso, lo chiamo religioso oppure dell'anima. Dobbiamo cercare di intercettare un numero sempre più ampio di ospiti. Dobbiamo sapere che oggi nel mondo girano ogni anno più di 550 milioni di ospiti che hanno un approccio al mondo della religione, qualsiasi essa sia. So, individuare dei siti, poi attraverso un codice QR per ogni sito, collegarlo ad una piattaforma centrale che tramite una figura tridimensionale possa spiegare a loro di che cosa è composto quel sito che stanno guardando. Il compito del turismo tematico qual è? È quello di andare anche a decentrare l'approccio turistico dai siti che siano apparentemente prioritari ai siti che siano minori, in modo tale che diamo la possibilità di fornire un'offerta vasta e di creare un turismo di natura stanziale che possa il turista o l'ospite rimanere in quel contesto per più giorni. Lo stesso approccio riguardo il percorso storico-culturale. Possiamo individuare nel contesto di Palma di Montechiaro come tesori del Gattopardo, quindi con la tradizione della famiglia di Tomasi di Lampedusa, ma ogni realtà ha una sua peculiarità che deve sfruttare. Il percorso paesaggistico, naturalistico, e qua è il nostro mondo, è il nostro tesoro nascosto, quello che noi non riusciamo a vedere con i nostri occhi, nonostante ogni giorno ci viviamo. Abbiamo un paesaggio, abbiamo una costa che è di una bellezza che è illuminante, quello di quanto è bella la nostra terra, il nostro territorio. Abbiamo una macchia mediterranea, abbiamo un mare, abbiamo delle coste, possiamo fare del trekking, possiamo fare del trial, possiamo fare tante attività, mountain bike, tante attività che possiamo catturare anche persone che sono di età e di fasce diverse.